alla mostra dei mattoncini Lego. Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti oggi ragazzi, mi vedete anche un po' parlare, un po' così, un po' più tranquillo, così perché ragazzi siamo alla mostra dei mattoncini Lego tra evidenziato in Europa ragazzi, perché ho saputo, mi hanno detto che sta mostra è esagerata raga, sta pure il Titanic raga, ho visto il Titanic dovrebbe essere lungo tipo 3 metri, 4 metri, non lo so, lo andremo tra poco a vedere e vi porto insieme a me ragazzi, ma ovviamente non prima che come al solito vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e poi tutte le cose che dovete fare sempre, dai che questo invece passiamo proprio alle sculture, questa è la scultura di Niccolò Copernico ragazzi, questa invece è la scultura di Frederick Chopin. E poi ci sta pure la mappa e tutte le nazioni, che se premiamo qualche pulsante esplode tutto, non lo so, proviamo questo, che succede? Ah ecco, vedi, si illuminano, premendo i pulsanti si illuminano tutte le relative nazioni, bello, figo, mi piace. Vediamo invece qua, ci sta la zona degli... Cos'è questo? Ispirata all'Hobbit. Hanno fatto proprio le torri, ma ora comunque devo dire in tutta sta mostra ci sono messi proprio d'impegno per farla, per farle. Complimenti, qua ci sta gli orchi. E qua dietro ci sta il ragno con l'Hobbit che è stato. Con Frodo che è stato preso dal ragno. Questa è tutta la questo è Saruman credo, non mi ricordo bene, spero di non aver detto una cazzata. Quindi andiamo avanti, ispirata sempre a Hobbit, il Signore degli Anelli, che raga guardate quanto è figo. Poi passiamo al famosissimo Lego Ninjago ragazzi, Lego Ninjago. Tiè raga, qua dove forse c'è sta qualcosa che io ho, ma non credo di aver visto qualche pezzo che io avevo fatto vedere nel video precedente. Ragazzi scrivete nei commenti cosa ne pensate, che voto gli date a tutti sti Lego che state vedendo adesso. Questo è tutto il mondo Lego Ninjago ragazzi, guardate quanto è figo. Dategli un voto e scrivetelo qua sotto nei commenti. E ovviamente non poteva mancare la città del Vaticano, raga, il Vaticano. Che raga, guardate quanto è grande, città del Vaticano. Se vede il Papa, no, non si è affacciato, oggi non si è affacciato il Papa dal Vaticano. Che raga, e devo dire che è proprio gigante, comunque. È proprio enorme. Che ragazzi, votate qua sotto nei commenti. Come dice la canzone, un capitano, c'è solo un capitano, un capitano, c'è solo un capitano, signori Francesco Totti. Sì, devo dire che però ci azzecca, l'hanno fatto anche a me, mi pare somigliante, eh? A me mi pare somigliante con Francesco Totti, l'unico capitano. Dagli Totti, dagli pupone. Dopo il capitano Totti ci sta Marcin Gortat della pallacanestro, raga guardate quanto è, però effettivamente è più alto di Francesco Totti, forse perché effettivamente è più alto, non so se l'hanno fatto a grandezza naturale, però probabilmente, raga guardate tanta roba, votate voi a chi è il vostro preferito, Gortat, il capitano Totti, oppure c'è sta, qua c'è sta un altro calciatore, chi è quest'altro calciatore raga, oppure votate Robert Lewandowski, chi è raga, guardate Robert Lewandowski, dategli un voto, voi chi preferite fra questi tre, scrivetelo qua sotto nei commenti. E poi raga guardate il Campidoglio degli Stati Uniti, chi è raga, questo è tutto il prato con la sua bandiera.
grosso che non entra nell'inquadratura, ragazzi. Questo col selfie stick, guardate quant'è enorme, cupolone. E ragazzi, andiamo intorno, le faccio così, vi faccio vedere bene. Dategli il voto da 1 a 10. Che ragazzi, questa è la immagine, guardate quanto è figo, quanto è più che altro è gigantesco. Più che altro è gigantesco come. Votate qua sotto nei commenti che voto gli date da 1 a 10. Ragazzi, ma guardate, hanno fatto pure la parte delle strade, ragazzi, guardate. Ma è esagerato, ragazzi, no, vabbè, tanta roba, no, vabbè ragazzi. Se ci si crede addirittura i Ghostbusters. Ghostbusters, raga, tanta roba. Guardate, qual è il vostro preferito? Io devo dire che mi trovo veramente in imbarazzo perché non so. Ah, ma poi è preso il presidente, raga. È arrivato il presidente degli Stati Uniti con tutta, guarda, tutto il corso, la security. Questo è il presidente che sta per entrare, ragazzi. Attenzione, tanta roba. Scrivete qua sotto nei commenti qual è il vostro Lego preferito. E questa invece è la sezione, la zona Human Body. Qui ci sta il cervello e lo scheletro. Questo, vedi, questo ha mangiato poco ed è diventato scheletro. Ti è? Però devo dire, è fatto anche bene lo scheletro, devo dire. Fatto proprio molto realistico, devo dire. Complimenti a chi l'ha fatto. Questa è la parte del cervello. Questo invece è il cuore con questo, col pezzettino di coso in giro. E questo è il cuore. Questi invece sono i polmoni. Cuore, polmoni, questo cos'altro è? Apparato digerente. Ragazzi, votate nei commenti qua sotto qual è il vostro preferito, ragazzi. Questo invece, poi c'è tutta la sezione dove tu puoi sedere qua e fare anche tu creare tu dei tuoi Lego, diciamo. Che ora andiamo a vedere anche questa parte qua, che è molto interessante. Ma invece, ragazzi, questa è la montagna solitaria, come c'è scritto qua nella descrizione, montagna solitaria Erebor. E ragazzi, devo dire che sono proprio enormi, con questi giganti di pietra, ragazzi, e tanta roba. No, vabbè, raga, qua non finisce mai. Questa è un'altra città di Lego, con tutti i suoi cosi. Questo addirittura è illuminato, addirittura questo illuminato con il parco e tutta la gente. Tiè, raga, guardate. Ah, ma questo è il camion che c'ho io. Ok, questo ce l'ho io, raga. Se l'avete visto il video precedente, potete vedere che lo ce l'ho anch'io. Andiamo avanti a vedere un'altra città. Questa è tutta la città, tutte le città della Lego, con il trenino, raga, con il trenino. Ah, ecco, questo raga l'ho visto prima ad un altro signore qua. Se spingi il pulsante parte il trenino, ragazzi, parte il trenino. Ti è? Vediamo che giro fa il trenino. Vediamo che giro gli fa il trenino. Ti è, raga? No, vabbè, tanta roba, devo dire, raga, tanta roba. Vedi, raga, fa tutto il giro il trenino. Votate qua sotto nei commenti qual è il vostro preferito. Questo, devo dire, è proprio, mi piace proprio, perché sta proprio il treno che gira, proprio il treno che gira con la stazione Termini. Questi sono tutti gli altri veicoli. Questi sono tutti gli altri veicoli, guardate. E qua invece stanno i monumenti più importanti, ragazzi. Questo invece è un borgo medievale. Qui sono astronave immaginario SWOT. Tiè, ragazzi, complimenti, devo dire, complimenti. Ma poi ci siamo persi lo stadio di Santiago Bernabéu. Stadio di Santiago Bernabéu, ragazzi, tanta roba. Andiamo avanti, qua siamo nella sezione
Lego Duplo, nella sezione Lego Duplo, che pure qua devo dire che vedi, se ti metti l'impegno, ti crei, ci sono anche delle creazioni bellissime. Tu dici vabbè, il Duplo è per i bambini, no, il Duplo è anche così, per fare queste creazioni belle, grosse, importanti. Questo invece è un'altra stazione, questo è il modello ferroviario, come potete vedere il modello ferroviario, che ragazzi, guardate quanto è bello. Questo è Drow, questo lo devo leggere perché non lo so, le forze del bene contro le forze del male, ma chi è buono? I nobili ed i loro castelli di pietra, o gli elfi bonari e le loro case sugli alberi? Mamma mia, questo raga è proprio esagerato, che raga, è veramente impressionante come creazione, devo dire, questo è proprio tanta roba. Questo è il paesaggio degli elfi, credo. Ah no, questo è il paesaggio degli elfi, quindi ragazzi, guardate ecco, questi sono i cattivi e questi sono i buoni. Scrivetelo qua sotto nei commenti, voi da che parte state, i cattivi o i buoni? E io sto con gli elfi, perché raga, guardate quanto sfarzo ti è, raga, guardate sto castello degli elfi, tanta roba che addirittura non gli è bastata la vetrina, è uscito da fuori. Top raga, questo ha vinto proprio. Addirittura è uscito pure la vetrina, è uscito, per poi andare nel mondo dei dinosauri di Jurassic Park. Perché raga, guardate quanto è straordinario sto set, raga. Addirittura questi nelle pallotte, che quelle che girano le cose, raga. Jurassic Park è veramente tanta roba. Questa è un'altra Jeep che ho io, se l'avete vista nel video precedente, avete visto che anche io c'ho quella Jeep. E vabbè. Questo invece è sempre il pianeta delle piante, questo è il pianeta delle piante, raga. Devo dire, mamma mia quanto è bello. Ma invece questo è Endor, la casa degli Ewok, mondo di Star Wars, vedi, questo è sempre di Star Wars, casa degli Ewok. Raga, scrivete qua sotto nei commenti che voto gli date, da 1 a 10. Questa invece è un'altra sportiva, Martina Navratilova, che raga, la tennista. Guardate nei commenti voi quale preferite di questi sportivi che stanno qui, e poi passare ragazzi alla zona che io amo più in assoluto, ed è la zona della Marvel. Ma prima vi faccio vedere l'uomo più alto del mondo mai esistito, Robert Pershing Waldow, ed era alto 2,72 metri, raga, tanta roba, era proprio alto così davvero, cioè vi faccio vedere così il confronto, che raga è tanta roba, sì, è tantissimo, è altissimo, e che era alto così, vedi, questa è proprio immagine al naturale, fatto proprio così. Passiamo ragazzi a Thor, la Marvel, raga, tutti i personaggi Marvel. Questo è Thor e questo è Capitan America, raga. Voi quale team siete? Team Thor o Team Cap? Io sono Team Cap. Voi scrivete qua sotto nei commenti quale team siete. Vediamo poi invece, ci sta il cavallo meccanizzato, che se spingo il pulsante che succede? No vabbè raga, si muove addirittura il cavallo, che si muove il cavallo, che si muove. Questa invece è la macchina volante, e che fa macchina volante? Dovrebbe volare, effettivamente la macchina volante che si muove proprio, raga, guarda, queste sono le invenzioni di Leonardo da Vinci, ecco, vedi raga, guardate quanto è figa. No vabbè, qua invece questo è un altro pulsante. Se lo spingo che succede? Ah, vedi, si alza la gru, si abbassa il caterpillar. Vediamo quanto si abbassa il caterpillar. Mamma mia, oh, tanta roba ragazzi, tanta roba. E questo è Lego Technic invece. Questo invece che succede? Se spingo il pulsante. Ah, ecco, vedi, si alza il cassone, guardate tutti
gli ingranaggi che girano. Guardate gli ingranaggi che girano, si alza il cassone, raga, fantastico, fantastico. E invece spingo il pulsante, cosa succede? Che se gira la gru, che raga, questo è il Lego Technic, guardate come si gira la gru, fantastico raga, bellissimo, bellissimo. Qua pulsanti raga ce ne stanno, perché questa li avete riconosciuti, questi raga sono i Simpson. I Sims. Questo invece è lo spider di Spider-Man, il ragno che si muove tutto raga, guardate come si muove il ragno. Questo invece è sistema solare, cioè in che senso? Ah, vedi, il pianeta gira e nel frattempo gira intorno al coso del sole, vedi la luna, cosa che i terrapiattisti avranno un po' da ridire. Questo invece sono i castello, questo invece è il castello raga, questo è un altro castello con i cosi, gli unicorni, guardate. Questo invece è il selvaggio west, devo dire, tutta sta roba raga, madonna, esagerata proprio. Selvaggio West, sempre fantastico raga, a me piace proprio. Poi mi raccomando, votate sempre qua sotto nei commenti qual è quello che preferite, qual è il vostro set Lego che state vedendo qua che preferite più di tutti, ragazzi scrivetelo qua sotto nei commenti. Questo è quello di Star Trek invece, questo invece è un pianeta alieno, e ragazzi guardate quanto sono belli, quanto sono fighi, con tutti sti cosi che escono così. E quindi abbiamo finito la mostra, ora vi faccio vedere giù in fondo le creazioni che si possono fare, non lo so, vediamo cosa creo. Quindi qua invece raga, come ho detto, qua ci sta proprio la parte dove ti metti seduto e ti metti proprio a creare i cosi dei Lego, vedete raga? Raga, proprio figo, vediamo se riesco a creare io qualcosa, non lo so, fammi vedere se riesco a fare qualcosa, non lo so, facciamo la scritta a Kiwi e la lasciamo qui sul tavolo, che dite? Beh ragazzi, dopo un po' di tempo la scritta Kiwi è fatta raga, come vi ho detto iscrivetevi al canale, che vi dice pure che la scritta Kiwi è fatta con tutti i mattoncini Lego ragazzi, guardate quante figa, ci sono riuscito. E quindi ragazzi ce l'ho fatta, ho fatto la scritta Kiwi, mi raccomando, come ho detto, voi iscrivetevi al canale e mi raccomando votate qua sotto nei commenti qual è il set Lego che più vi piace e che più vi piace qua, che avete visto qua nella mostra Lego, e soprattutto se ci siete mai venuti. Noi invece ragazzi ci vediamo a un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, ve lo dice anche con qualche la scritta con i Lego, dai, ci vediamo al prossimo video, ciao cari.